questione di centimetri, centesimi o anche meno, che in Formula 1 equivalgono alla differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Guizzo, genio, intuito e talento, certo, ma non solo. Dietro quella lucida follia di un pilota si cela un universo fatto di ricerca, tecnica, calcoli, sacrifici e studi. C'è una squadra, c'è un team, c'è un'azienda e c'è un mondo da raccontare. Ed è per questo che siamo giunti fino ad Aston per scoprire come funziona un team di Formula 1. Già Easton, casa del team Renault, in quel microcosmo che vive nella campagna inglese intorno a Silverstone, culla del motorsport. Qui sono nate leggende, Brabham, Lotus, Williams, McLaren. Ed anche oggi, 8 team di Formula 1 su 10 vivono in questo polo a circa un'ora da Londra. Un'azienda che compete in Formula 1 è un microcosmo. E noi abbiamo voluto avvicinarci per dare una sbirciata. No, non da soli, ma in compagnia di Marcin Budkowski, direttore esecutivo di Renault Sport, e Nick Chester, l'aerodinamico del team di Aston. Un impegno enorme, costante, incessante di persone che dedicano praticamente la loro vita per due vetture, massima rappresentazione di un'azienda. Quante sono? In quest'anno, alla fine dell'anno, dovremmo essere attorno a 700, che è quasi 50% di più rispetto a quando Renault ha comprato la squadra al fine 2015, quindi una crescita veramente, veramente molto importante. Le organizzazioni, diciamo, McLaren, Ferrari, Red Bull, intorno alle 900-950 persone, credo. Quindi siamo più piccoli, cresceremo ancora un po' l'anno prossimo, di meno. Quest'anno abbiamo assunto quasi 100 persone, questa crescita si rallenterà l'anno prossimo. Penso che abbiamo sufficientemente risorse per andare a competere con i top, però questo vuol dire che dobbiamo lavorare meglio, più efficienza nell'organizzazione, miglior uso delle nostre risorse. Renault non è in Formula 1 per spendere di più della Mercedes, della Ferrari, è in Formula 1 per, come approccia lo sviluppo delle macchine, per veramente creare un'organizzazione efficiente e che lavora meglio. All'ingresso di Easton troneggia la R25 di Fernando Alonso. Lei, regina con la corona del 2005, vigila sull'obiettivo di un piano lungo 6 anni, tornare alla vittoria. E per farlo, ad Easton giungerà nel 2019 Daniel Ricciardo, dopo un corteggiamento durato mesi e mesi. Allora, Daniel già è un pilota straordinario, un pilota molto veloce, ha anche un'attitudine molto positiva. Quindi per noi Daniel è un modo, già associandolo con Nico, che è un pilota molto veloce e con chi stiamo crescendo in questo momento, quindi questa combinazione per noi è veramente molto forte. Daniel ci porta l'esperienza di qualcuno che ha vinto gare, noi non abbiamo vinto gare, ovviamente Renault di oggi non ha vinto gare, ma neanche Nico, quindi questa esperienza è importante, ma anche l'esperienza di qualcuno che ha lavorato con un top team per anni, che ha sviluppato una macchina con un top team, quindi ovviamente il suo feedback sulla nostra macchina sarà anche molto importante per noi, ma anche le sue indicazioni di che direzione sviluppare la macchina. Quindi l'opportunità di prendere un pilota come Daniel ovviamente per noi è molto importante e vogliamo veramente crescere insieme. Daniel ha capito il nostro progetto e vuole aiutarci a crescere e secondo me per lui la soddisfazione vedendo questa crescita insieme sarà ancora più forte. Il viaggio all'interno di questo universo, composto da circa 700 anime, è complesso. Sono tante le realtà convergenti e tutte legate tra di loro. Nel nostro percorso abbiamo potuto assistere a come viene lavorata la fibra di carbonio per creare la culla del pilota. Ci siamo soffermati ad osservare la galleria del vento, analizzando da vicino il modello 3D al 60% della vettura 2018, rimanendo stupiti da come i flussi vengano convogliati lungo la vettura. E poi c'è il reparto ingegneristico aerodinamico, dove ognuno ha una sua area di lavoro, un meccanismo che deve essere ben oliato, con feedback costanti tra ogni reparto. Allora, stampante 3D è una cosa che è diventata, diciamo, una cosa molto conosciuta nel pubblico qualche anno fa, però io ho iniziato la mia carriera in Formula 1 nel 2001, utilizzavamo già delle tecnologie di stampante 3D, sono soprattutto utilizzate per il modello di galleria, perché sono pezzi più piccoli che bisogna sviluppare velocemente, però non hanno magari le richieste strutturali di un pezzo per la macchina.
però adesso è una tecnologia che si è sviluppata tantissimo e ci sono tanti pezzi della macchina che facciamo con questa tecnologia, anche adesso pezzi di metallo. C'è poi l'aspetto umano e politico, manageriale e intellettuale. E qui il grande colpo della Renault è stato proprio Budkowski, polacco di nascita e francese di adozione, laureato all'École Polytechnique di Parigi e specializzato all'Imperial College di Londra nel Dipartimento Aeronautico. È stato il responsabile tecnico della Federazione Internazionale. Eccola la chiave di volta. Quanto è stata importante per lui l'esperienza all'interno della FIA? Cioè, il mio background è tecnico. Io sono stato per anni ingegnere in varie squadre, anche in Ferrari per qualche anno. Arrivando in FIA c'è un'esperienza nel lato anche sportivo, non solo tecnico, lavorando con Charlie, lavorando con la FIA, ma anche tutte le parti politiche dello sport, amministrative. Cioè, ho avuto il piacere ovviamente di lavorare con John Todd della FIA, ma anche con Bernie, poi c'è Scary, anche Ross, che ho conosciuto in Ferrari ovviamente, ma con chi ho lavorato quando Liberty ha comprato la Formula 1. Tutti i team principals, quindi veramente una conoscenza dello sport da dentro che è molto più larga e che alla fine si un'esposizione allo sport che normalmente hai a un livello di team principal, a livello di director, al quale sono adesso. Quindi sono arrivato in Renault con questa esperienza che alla fine è abbastanza difficile da avere essendo lavorando in una squadra solo. La nuova era della Formula 1 è cominciata nel 2014 con l'abbandono dei motori aspirati, unità turbo-ibride estremamente complesse, un salto davvero complicato. Già, ma quanto? Allora, chiaramente c'è stato un grosso step tecnologico nel 2014 con i motori. È chiaro che la Formula 1 deve essere, non può essere su una traiettoria completamente differente di tutta l'industria automobilistica, quindi tecnologia ibrida rimarrà in Formula 1, tutti i costruttori vogliono questa tecnologia, è il caso anche per Renault. Nel 2021 poi un'altra rivoluzione, ecco l'ennesimo dilemma per la massima rappresentazione mondiale, quella ricerca dell'equilibrio tra prestazione e spettacolo. La formula giusta per il 2021 è difficile da trovare, perché ovviamente noi siamo a favore di uno sport dove ci sono più costruttori, che vogliamo competere, siamo qui per competere con gli altri, però questo sport deve essere anche, cioè, per portare nuovi costruttori ci devono essere regole giuste, però se cambiamo domani completamente le regole e che nessuno viene e che alla fine spendiamo tutti un sacco di soldi per sviluppare nuovi motori e che siamo in quattro o magari in tre o in due, perché magari tutti quelli che ci sono adesso non rimangono, non serve a nulla. E quindi la discussione che abbiamo in questo momento è di dire: noi siamo pronti a cambiare per il meglio, però se nessuno viene non ha veramente senso. Quindi guardiamo cosa abbiamo, cosa possiamo cambiare per farlo un po' migliore, però senza spendere di nuovo miliardi di euro per trovarci con gli stessi quattro costruttori di adesso, perché non ha molto senso. Nel nostro viaggio in terra inglese abbiamo parlato anche con chi le auto deve renderle sempre più veloci. Nick Chester, aerodinamico del team Renault. Una vettura è un insieme di componenti. Per la sua realizzazione si parte dai limiti dei regolamenti, ovviamente. All'interno di veri e propri box virtuali imposti dalla federazione dobbiamo creare l'auto. Il secondo step è la power unit, il suo design, la sua architettura anche in funzione del suo sviluppo. Si crea una struttura e in un secondo momento si inizia a lavorare sul comparto aerodinamico, cercando di capirne i limiti imposti. È in questo modo che si procede e che viene plasmata la forma dell'auto. I punti fondamentali per sviluppare una vettura? Sicuramente l'aerodinamica. È da questa area che giunge la maggior parte della performance. È l'aerodinamica che ti permette di aumentare la downforce, di avere più grip nella zona posteriore dell'auto. C'è da dire che oggi anche la potenza e il drag sono elementi chiave. È uno sviluppo infatti incentrato anche nel perdere un poco di drag. Nello sviluppo un altro elemento fondamentale sono i piloti. Averne uno che sia veloce, che sia in grado di dare dei buoni feedback, ti aiuta a lavorare nella giusta area.
Non so, per esempio nel landing ti può aiutare a risolvere un problema in inserimento in curva e permetterti di andare anche due decimi più veloce. Il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di salire sul podio, possibilmente più di una volta. Con Daniel Ricciardo abbiamo davvero una grande opportunità. Lui è un grandissimo pilota e potremo ricevere ancora più idee e feedback per migliorare la macchina. Daniel può fare da stimolo anche per Nico Hülkenberg, con i due piloti che potrebbero così spingersi a vicenda. Non abbiamo ancora un'idea precisa, ma abbiamo delle idee e quali sono le intenzioni. I team dovrebbero essere più vicini in termini di prestazioni. Questo porterà ad avere uno show migliore. La nostra speranza è quella di avere la Renault davanti a tutti, ma chiaramente sarà importante avere uno spettacolo migliore e gare più combattute.